Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, questo è un breve video tutorial di rettifica a quello che vi ho inoltrato ieri. In realtà la rettifica riguarda soltanto la parte finale. Dunque, parliamo dell'utilizzo di Google Classroom. Accediamo tramite il nostro account istituzionale. In questo caso, scusate, c'è il caps lock. Ok, mi fa accedere direttamente a Google Classroom. Qualora non fosse stato così, avrei cliccato sulla ghiera in alto a destra e sarei andato appunto su Google Classroom. Il risultato è lo stesso. Allora, come vedete, qui ci sono tre classi create da me. Qual è l'obiettivo, del nostro lavoro? L'obiettivo è il seguente: ciascun insegnante deve creare il suo corso relativo alla sua materia. Tutti questi corsi creati singolarmente da ciascun insegnante saranno poi visualizzati dagli alunni che accederanno con il loro account a Google Classroom, come un insieme di corsi. Ecco, adesso io qui ad esempio vedo tre corsi creati da me, ma dovete immaginare che se ad esempio in una classe ciascun insegnante attiva il proprio corso per la propria materia, ci saranno tanti corsi per quante sono le materie, 10, 11, e quindi nella schermata di Google Classroom l'alunno vedrà 10, 11, 12, 5, quelli che sono, che siano corsi. Ok? Quindi il segreto qual è? Vado a creare il mio corso. Vedete, per ora io ho creato un corso di italiano per la prima I, un corso di storia e geografia per la prima M, e questo, vabbè, va rinominato. Vado a creare un corso. Allora, iscriviti al corso, crea corso. Chiaramente, iscriviti al corso vale per gli alunni che non sono stati invitati direttamente dall'insegnante, ma hanno bisogno del corso che l'insegnante fornirà sempre. Ok, noi siamo in una fase in cui ancora gli alunni non ci sono. Pertanto, creiamo un nuovo corso. Allora, guardando analizzando un po' anche gli altri video tutorial, il modo migliore per procedere è questo. Nello spazio, nel campo in cui ci viene chiesto il nome del corso, è meglio inserire appunto il nome della materia. Quindi io qua, ad esempio, inserirò geografia. Devo ancora, non avevo ancora creato questo corso. Sezione, metterò la classe. In questo caso seconda M. Lascio liberi i campi materia e stanza e vado a cliccare su crea. Al solito il computer, che è un pochino lento, ci pensa, crea, ha fatto la sua creazione con la torta e la candelina. Poi possiamo selezionare il tema. Dopodiché, se noi andiamo a cliccare su persone, come vediamo? Insegnanti e studenti sono i due campi principali ai quali possiamo aggiungere chiaramente dei partecipanti. Allora, quello che ci interessa maggiormente è aggiungere invitare degli studenti. Ancora non ci è possibile. Possiamo farlo aggiungendoli oppure inviando loro il codice del corso. Per quanto riguarda l'aggiunta degli insegnanti, nel video tutorial di ieri io vi ho detto una cosa che è parzialmente vera e la rettifica è proprio relativa a questo fatto. Non bisogna invitare tutti gli insegnanti al proprio corso, non è necessario, a meno che non si ritenga utile avviare un corso in compresenza. Perciò,
A questo scopo vi consiglio magari intanto di invitare gli insegnanti di sostegno della vostra classe, ok? Che sono chiaramente quelli che hanno nell'immediato più bisogno di condividere materiali con voi direttamente. Quindi ciascun insegnante inviterà indubbiamente gli insegnanti di sostegno della propria classe. Perché comunque la condivisione del materiale può essere fatta agevolmente non utilizzando Google Classroom, ma utilizzando gli altri strumenti di condivisione che sono appunto Drive e altri, e anche alcune modalità che poi vedremo, devo studiarle di nuovo anch'io, sono su Google Classroom. Comunque il mio consiglio è questo: ciascun insegnante crei corsi relativi alle proprie materie, quindi un corso per ciascuna materia relativa a ciascuna classe di ciascun insegnante e inviti soltanto i docenti, per il momento soltanto i docenti con i quali sa di effettuare lavoro in compresenza, cioè quelli di sostegno. Ok? E poi ci aggiorneremo. Grazie mille e buon lavoro.